Questo è un leggio. Io penso di essere uno dei pochi cantanti che porta il leggio, ma c'è una ragione specifica. Io finisco 55 anni il 23 giugno, quindi sono vecchio, la memoria se ne sta andando a gamba all'aria. Non ce la faccio a ricordarmi più i testi, solo quelli vecchi. Solo quelli, è una cosa che. La memoria rimane solo la vecchia memoria. Quindi abbiate pazienza e sopportatemi con questi testi davanti. Sempre bello. Insomma, è stato bello, Spin. Giù, di cazzate. Allora, sono sempre brutto, grazie. Una via di mezzo? Simpatico. Vabbè, dai. Allora, grazie a tutti di volerci qui. Che devo dire prima di cominciare? Niente? No? Ah sì, dunque, due cose. La prima cosa, oggi è uscito, oggi, proprio oggi, è uscito il nostro quinto album con la My Grave Production di Mazzardi Giuliano. E io sono felicissimo che ci sia questa produzione proprio oggi in occasione di questo show. E in più abbiamo finalmente delle magliette con il nostro timbro e con il nostro emblema, che sono in vendita presso Giuliano. Quindi se qualcuno volesse approfittare o dell'una o dell'altra o di tutte e due, sa dove poterlo fare. Dal Quarter presenteremo anche quattro brani del nuovo disco. Vi auguro che sia di vostro gradimento. Sopportateci.
Black Hole dall'album Violence. Adesso cominciamo la kermesse del nuovo album, quindi noi siamo abbastanza tesi perché sono pezzi nuovi, la prima volta che li suoniamo in pubblico, quindi primo brano, zitto te e torna in Sardegna. Aio. Primo brano, dunque abbiamo deciso di dare a questo brano il titolo single, perché ogni personaggio descritto all'interno dell'album ha a modo suo influenzato la storia dell'umanità. In questo caso parliamo del più famoso faraone, anche se la sua vita è stata brevissima, ma ha lasciato tanto, un po' per il tesoro, un po' per la leggenda che parla di una maledizione che lui avrebbe lanciato. Lui è Tutankhamon, il brano intitolato Wandering in the Dark. And die.
Prossimo brano, dedicato a un grande, forse il più grande impero, anzi, assolutamente il più grande impero mai costruito all'umanità. È uscito recentemente un film su di lui, titolato Mongol, ma noi il brano l'avevamo già scritto, quindi hanno copiato loro noi. Gengis Khan, il titolo del brano è Pyramid of Schools, piramidi di teschi, perché loro facevano sto, quando conquistavano una città, avevano l'abitudine di tagliare le teste ai soldati e fare una bella piramide di teschi fuori, tanto per far capire che aria tirava. Yeah.
will obey to my orders of war. I went out souls, frozen chills, riding through the fight for me. Ho! 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 Ho!
Indeciso sul prossimo brano, perché abbiamo una scaletta, però secondo me il prossimo brano è dedicato a una ragazza di 14 anni che ha creato la Francia, in poche parole, che ha dato la forza durante la guerra dei 100 anni di ribellarsi all'Inghilterra, che a quei tempi dominava l'intera nazione francese, tranne una piccola parte, con un re molto debole, sembra Carlo IV, Carlo V, che però ebbe la forza di dare 8.000 soldati a questa ragazzina, contadina, che fu illuminata, dice lei, da una visione. Fatto sta che da sola è riuscita a dare energia e forza a tutta la Francia è diventata quella che è, anche grazie a lei, infatti è la patrona della città, della nazione francese, Giovanna d'Arco.
Il titolo del brano è The Blind Church, la chiesa cieca. Go away, but in my
Grazie. Grazie anche alla performance di Alice, Alice Bertoncini. Io non so voi, ma io sono un po' stanco. Mi è venuta l'idea? No. Mi spoglio dopo. Prossimo brano? Madonna, mi sei sudato. Allora, ragazzi, abbiamo il piacere di avere un sacco di band qui, Doomsworld rappresentanti, e poi Holy Martyr, insomma un sacco di metal, di quello serio, di quello vero. Poi io, chi c'è altro qui? Vabbè, a parte i Crying Steel, gli Scanners che ci sono stati oggi. Ah, insomma, un piacere essere in questo ambiente, veramente. Prossimo brano, Ombre della Notte. Il personaggio è Kunta Kinte. Tentava di scappare in tutti i modi, eh. Loro l'avevano arrestato, l'avevano preso dall'Africa, e lui scappava ogni volta, disperato, ma scappava. Alla fine furono costretti a tagliargli un piede per impedirgli di fuggire. E vabbè. Ivano, mannaggia. Siamo nell'Africa, lui è cacciatore e alla fine diventa cacciato. Thank you.
Thank you.
I dream my future for my unforgotten child, reaching sweet dreams that float all this night. When everybody will be a slave, only today freedom I pray you for today. Grazie. Abbiamo meno di 10 minuti e abbiamo fatto 5 pezzi. Il nostro problema è questo. Allora, no, sì, dunque. La song? No, no, si può fare. Facciamo due brani? Ce la facciamo a farne due? Ok, allora facciamo dal secondo album Retributioner e dall'ultimo Violence la song.
Song. Your mix today.
You see, my friend, the smile will never bring a new light to my eyes. There's no more time to come back again. Too many tears is a shipwreck. Without a desert island, only which can survive. It's a destiny you can never change. It's too late now.
Francesco Loghi, Francesco Sozzi, i giovani del gruppo, i vecchi, Paolo Nipanici alla batteria, Gianni Nepi alla voce e al basso elettrico a 5 corde. Grazie di essere stati con noi stasera, ringraziamo. Fermi, c'ho il foglietto. Ringraziamo. Pazzo. Sono pazzi tutti e due. Allora, ringraziamo. Sicuramente l'organizzatore Alex Quadrelli del Motorocast Club, grazie per averci avuto voluto qui. Ringraziamo Hard Sound nella persona di Zorro, che tutti dicono di conoscere con questo nome. Io l'ho visto con la bendina, però se mi dicono che è così. E poi ringraziamo ovviamente Giuliano Mazzardi e poi tutti voi che siete qui, Sandro e poi Death Master e così via, così via. Che? Ah sì, vabbè, l'ultimo album è in vendita da Giuliano a 13 euro credo, per cui il prezzo è modico. Vi ringrazio fin da ora. Ah, grazie ai fonici, a Cristiano Grassini laggiù e a questa stupenda ragazza che non so come si chiama, ma me lo farò dire, Valeria. Grazie Valeria di essere stata così attenta e precisa. Grazie. Dove sei Alice? Alice Bertoncini, la vogliamo sul palco. Alice è oltre che essere una mia allieva di canto di tanto tempo fa, ha avuto la fortuna di conoscere un ragazzo che si chiama Francesco Sozzi, con il quale stanno insieme ormai da tanto tempo, quindi Alice è anche la ragazza di Francesco. Giuliano, sei un grande. Io ho messo che Giuliano è un eroe, perché veramente bisogna essere eroi per giocarsi queste carte. Io mi auguro con tutto il cuore che tutte le cose valgano per il meglio e un bocca al lupo a tutti voi, a questa band e a questa etichetta. Ciao, grazie di tutto. Grazie. Ciao.